Buongiorno a tutte e a tutti. Siamo nella sala dell'Ordine degli Avvocati di Bari e apriamo un incontro che fa parte degli incontri del mercoledì che diciamo è caratterizzato proprio dal confronto tra colleghe e colleghi su novità giurisprudenziali, su evoluzioni varie che interessano appunto il foro. Io sono qui perché mi ha delegato il presidente dell'Ordine degli Avvocati, che è impegnato in un'altra attività istituzionale, che naturalmente porge il suo saluto. L'avvocato D'Aluiso saluta tutti i partecipanti all'incontro e saluta in particolare il nostro ospite di oggi, cioè il collega Jacopo Benevieri. È particolarmente gradito il suo intervento perché è una persona che si fa valere non soltanto come avvocato, è un collega molto bravo e valido, ma scrive e parla in una maniera affascinante. Per chi non lo conosce, lo conoscerà oggi e ne sarà sicuramente colpito. E però ha un'altra dote importante, che è la generosità, perché chi tiene la bravura per sé non scrive due libri, tre libri, non la mette a disposizione delle altre persone. Invece lui fa anche questo, quindi è uno studioso che ci aiuta a leggere, a vivere dei momenti e a condividere dei momenti che magari abbiamo vissuto e non abbiamo saputo verbalizzare. Invece lui li sa perfettamente verbalizzare e ci farà vivere dei momenti che diciamo che ci sembreranno familiari con il suo diciamo eloquio particolarmente attento. Perché questo? Perché la parola è vita, la parola fa muovere le emozioni, e quindi lui così fa, così scrive e così dice delle frasi importanti che rimangono sicuramente nel cuore e nella mente di chi legge. Ci fa riflettere, per esempio, il pensiero a chi parla male, pensa male e vive male. Mi permetto appunto di citare un passo dei suoi scritti. Oggi ci fa un altro regalo, perché lui si occupa di un problema che viviamo tutti i giorni nei processi, cioè il problema delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche. Ci ha spiegato nei suoi testi quanto è importante la parola, dove porta la parola e a che destinatario, come si stampa nella mente del destinatario, per esempio nelle sentenze, no? Lui ci ha spiegato quanto la sentenza abbia un po' mutato la sua funzione reale proprio nella scelta del vocabolario utilizzato, e oggi ci porta il suo ragionamento nella fase delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, perché sappiamo molto bene che una cosa è ascoltare la telefonata e un'altra cosa è leggere la trascrizione. In questa frattura si inserisce appunto la spiegazione che il nostro amico Jacopo ci darà, responsabile della Commissione Linguistica Giudiziaria della Camera Penale di Roma, ma come il suo nome tradisce, nato a Firenze. Quindi è un romano fiorentino, un fiorentino romano, e quindi lo ringraziamo per essere qui con noi oggi da remoto, speriamo in un prossimo futuro di persona. Grazie Jacopo. Grazie, buon giorno a tutte e a tutti, grazie all'Ordine di Bari, grazie alle organizzatrici, agli organizzatori e a questa presentazione che rischia di portarmi in una sorta di imbarazzo afasico, per cui ora parlerò malissimo oggi e probabilmente sarà l'intervento peggiore che potrò fare. Spero che non sia così. Il tema di oggi è un tema in realtà molto banale, nel senso che noi quotidianamente abbiamo a che fare più che con le intercettazioni, abbiamo a che fare con le trascrizioni. Quante volte noi diciamo io ho letto l'intercettazione, no? Non diciamo io ho ascoltato,
No? Diciamo io ho letto, ma hai letto quell'intercettazione? Perché in realtà il nostro confronto è con la parte scritta delle intercettazioni. Le difficoltà notevoli che abbiamo come avvocati e avvocate ad accedere all'audio sono note, dobbiamo chiedere un'autorizzazione, dobbiamo attendere l'appuntamento, dobbiamo accedere poi in tempi spesso contingentati. A tal punto che quella che dovrebbe essere la prova, che è l'audio, che è il file audio dell'intercettazione che ci interessa, è quella che è più difficile da consultare per noi. E quindi ci accontentiamo di consultare la trascrizione di quella intercettazione, una trascrizione che viene fatta prima dalla polizia giudiziaria in modo esteso o compendiato, i cosiddetti brogliacci, e poi la trascrizione viene fatta dal perito, se verrà nominato un perito, nel caso di prosecuzione del giudizio. Ma sostanzialmente noi quella parola detta, quella oralità, quell'imputato che ha detto quella cosa, come l'ha detta, con quale tono lo ha detto, in realtà noi tutto questo lo perdiamo nella trascrizione. Noi nella trascrizione abbiamo una trasformazione ordinata di un evento comunicativo. Attenzione, il 266 del codice di procedura penale parla di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Non parla di intercettazioni di parole. Parla di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Ciò che è intercettato, questo dobbiamo averlo ben presente, è l'evento comunicativo. E l'evento comunicativo non è fatto solo di parole. E lo vedremo tra poco. Iniziamo quindi con la parte forse più emozionante, che è la condivisione, sperando di riuscire a condividere le slide per passare alle cose concrete. Vediamo, allora, uno, due, e ora facciamo la presentazione. Lo vedete? Sì. Perfetto, questa è la prima pagina. Tempo fa, tanto tempo fa, feci una discussione. La discussione andò bene, il processo andò bene, e quindi, come tutti noi, andiamo a rileggerci la discussione. Andiamo a vedere quello che abbiamo detto, ma per essere stati così bravi a convincere il giudice, un po' di vanità, un po' di autoanalisi, insomma, andiamo a rileggerci quella trascrizione di quella discussione. E io andai a chiedere la trascrizione di quella mia discussione e ricordo perfettamente che nel corso della discussione io utilizzai un latinismo, ma è un latinismo che usiamo quotidianamente, cioè dissi andiamo in medias res, no? Cioè, scendiamo sul tema dell'argomento. E questo andiamo in medias res fu trascritto dal trascrittore e fu trascritto così: andiamo in media stress. Io l'ho chiamato questo lo psicotrascrittore, nel senso che aveva capito perfettamente che la mia dimensione psicologica in quel momento era di alta tensione, di alto stress. E quindi lui ha trascritto andiamo in medias res, ma al di là delle battute, questa è un'evidenza lampante. Che cosa ha fatto il trascrittore? Non conoscendo il termine latino medias res, ha riconvertito quello che lui ha ascoltato in una frase che conosceva e in parole che conosceva, in, ovviamente è una parola italiana, media, media, mass media, quindi è un termine contemporaneo, e stress. A partire dal Novecento, da Freud in poi, ormai stress è un termine non solo psicoanalitico, ma è un termine quotidiano. Quindi in realtà quello che ha fatto il trascrittore è quello che spesso fanno, e lo vedremo, è una riconversione di ciò che non comprende nell'audio, di una parola, di una frase, di una locuzione che non appartiene al suo vocabolario personale, in media. Stress appartiene al suo vocabolario personale, quindi per somiglianza fonica ha trascritto qualcosa che io non ho detto. Ora, se questo esempio può essere utile, e spero che lo sia, dovrebbe farci capire come fin tanto che in media res non viene trascritto correttamente, poco ci importa. Ma quando non essere trascritta correttamente, quando questo tipo di errori dovessero essere compiuti da un operatore di polizia giudiziaria nella trascrizione di un'intercettazione di un vostro assistito o dal perito o dal consulente,
nel corso della trascrizione in aula delle intercettazioni, beh, qualcosa ci dovrebbe allarmare, non è così rilevante. Qual è il problema in Italia? Il problema in Italia è evidente, e cioè, e ora qui passiamo alla seconda slide, non è previsto un albo professionale per i trascrittori, non è previsto l'iscrizione presso il tribunale è all'albo dei periti. E spesso si confonde ciò che diciamo è esperienza, perito vuol dire esperto, con la formazione. E quindi spesso presso il tribunale è sufficiente depositare un tot di perizie per poter essere iscritto all'albo del tribunale dei trascrittori, senza per questo poter garantire di essere capace. Io posso aver fatto 50 perizie trascrittive, ma essere totalmente incapace. In Italia, peraltro, trascrittore può diventare chiunque, cioè c'è una eterogeneità dei percorsi di formazione. Noi abbiamo fatto un sondaggio a Roma, dalla Camera Penale, e abbiamo scoperto che i trascrittori che operano, diciamo, nell'ambiente territoriale romano e forse anche laziale, hanno percorsi di formazione completamente diversi. Ci sono trascrittori che si sono laureati in lettere, c'è chi si è diplomato in ragioneria, e quindi questi percorsi di formazione totalmente eterogenei comporta certamente una formazione diversa e comporta anche un risultato diverso. E poi in Italia non sono previsti né protocolli né linee guida per i trascrittori. Sostanzialmente ognuno può fare quello che vuole. Non abbiamo regole, non abbiamo un albo, non abbiamo delle valutazioni al momento dell'accesso all'albo dei periti in tribunale e quindi trascrittore può essere chiunque. Ma è talmente vero questo che la giurisprudenza sulle trascrizioni è nota, no? Questa è una delle tantissime sentenze. Sostanzialmente la Cassazione dice: beh, non occupatevi tanto delle trascrizioni, perché in realtà la persona incaricata delle trascrizioni non deve possedere particolari competenze, no? Non apporta una sua conoscenza al processo. E la prova è rappresentata dall'audio. Quindi, secondo la Cassazione, in realtà chiunque può trascrivere. La trascrizione è un meccanismo, secondo la Cassazione, diciamo così, meccanico, è un procedimento meccanico. Basta ascoltare e si trascrive. Non implica nessuna conoscenza, non implica nessuna esperienza, non implica nessuna disciplina. E questa è la grandissima distanza che c'è tra la giurisprudenza della Cassazione e invece la realtà dei fatti, perché l'attività di trascrizione è un'attività che implica conoscenze, è un'attività che implica disciplina, è un'attività che implica nozione e formazione e non può essere affatto condotta da chiunque. È completamente l'opposto. Abbiamo detto prima che la intercettazione, noi diciamo, è intercettazione di comunicazione, no? E quindi si intercetta la comunicazione, cioè l'evento comunicativo, l'evento della conversazione, non la parola. E dovremmo dunque occuparci di chiederci come mai si trascrivono soltanto le parole. Cioè, come mai di fronte ad una intercettazione nella quale l'evento comunicativo è composto e questa torta evidenzia uno studio noto dal 72 di Merabian, Non-Verbal Communication, dove si evidenzia come nella comunicazione soltanto il 7% del carico informativo è delegato alle parole. Nel 38% è invece delegato il carico informativo alla voce, al tono, alle pause, alla prosodia. No? Quindi alla musicalità della voce, ai silenzi, e per il 55% dai comportamenti del corpo, quindi dalla gestualità delle mani, dal movimento della testa, dalla postura. Eppure noi di questo evento comunicativo ci accontentiamo che venga trascritto solo il 7%, cioè le parole. Perdiamo il 38 più 55% di quell'evento comunicativo intercettato. E nell'intercettazione ovviamente il movimento del corpo, gli interlocutori non lo conoscono perché si occupano di ascoltare, ma quel 38% nell'intercettazione telefonica c'è, come in una telefonata
gli interlocutori ascoltano le parole, ma ascoltano il tono della voce, ascoltano le pause, ascoltano la modulazione. Questa parte qua non interviene, non viene trascritta mai. Quindi, rispetto al 266 del codice di procedura penale, che dice che l'intercettazione è un'intercettazione della comunicazione, noi abbiamo però la trascrizione del 7%, cioè delle parole. Le intercettazioni, non lo sappiamo, questa è una cosa banale, sono sia telefoniche sia ambientali o tra presenti, e poi abbiamo i cosiddetti Trojan o captatore informatico. Guardate che la differenza tra intercettazioni telefoniche e ambientali è fondamentale ai fini della trascrizione. È bene saperlo sempre. Se quel brogliaccio che io sto leggendo, quella trascrizione di polizia che io sto leggendo, è una trascrizione di una comunicazione telefonica o una comunicazione tra presenti, perché cambia tutto. Nelle intercettazioni telefoniche abbiamo un inizio e una fine, c'è uno squillo di telefono e c'è un telefono che viene chiuso. Quindi abbiamo un inizio e una fine della comunicazione ben chiara. Il numero degli interlocutori solitamente è due, a meno che non ci sia il passaggio del telefono ad un altro soggetto, ma abbiamo anche un numero piuttosto stabile, quindi due. La sovrapposizione delle voci nella intercettazione telefonica, cioè quando ci litighiamo il turno, no? Quando ci sovrapponiamo, ecco, durante una telefonata è più rara, nel senso che, è più frequente, scusate, nel senso che io non ho davanti a me l'interlocutore, quindi non ho tutti quei segnali che mi fanno capire che mi sta cedendo il turno, e spesso ci sovrapponiamo. Quindi nelle intercettazioni telefoniche la sovrapposizione di voci è più frequente rispetto a quelle ambientali. Nelle intercettazioni telefoniche tendiamo anche a assicurarci il completamento della frase e delle parole, perché non abbiamo la comunicazione visiva, per cui gran parte delle parole io nell'intercettazione ambientale posso sostituirle con un gesto, in quelle telefoniche no, la frase devo più o meno completarla. Nelle intercettazioni telefoniche abbiamo rumori ambientali, che sono rumori di sottofondo, che però in qualche modo possono essere mitigati dal fatto che la distanza tra la mia bocca e l'apparecchio telefonico è abbastanza stabile, perché io sto sempre con il telefono naturalmente all'orecchio, quindi l'emissione della mia voce è sempre piuttosto stabile rispetto all'apparecchio che riceve. Nella telefonia mobile, e quindi quando l'intercettazione, come spesso avviene, non riguarda utenze fisse ma utenze mobili, spesso abbiamo l'uso della funzione fattica. Che cos'è? È il fatto che spesso ci diciamo per telefono se l'altro ci sta sentendo, perché abbiamo la consapevolezza che la linea telefonica mobile è più instabile di quella fissa, no? Quindi spesso non lo vedremo, diciamo mi senti, mi ascolti, non ti sento. Queste sono parole che spesso vengono dette, che spesso vengono anche coperte o missate nella trascrizione, vedremo invece quanto sono importanti. Nella telefonia mobile poi c'è un'identità degli interlocutori spesso chiara, nel senso che io spesso ho registrato nel mio cellulare il nome di chi mi sta chiamando e già so chi è, no? Nell'intercettazione tra presenti invece abbiamo una situazione completamente diversa. Abbiamo un inizio e una fine della intercettazione, ma l'incontro potrebbe essere iniziato molto prima e potrebbe terminare molto dopo rispetto all'intercettazione. Abbiamo un numero di partecipanti tendenzialmente illimitato, perché non abbiamo i due interlocutori ai due lati dei due telefoni, ma abbiamo persone che possono entrare nella stanza, oppure se l'intercettazione è in una autovettura, persone che si affacciano al finestrino. Quindi abbiamo un numero di partecipanti e di identificazione dei partecipanti molto più complesso, e di questo dobbiamo tenere conto. La sovrapposizione di voci. C'è meno sovrapposizione di voci tra gli interlocutori perché, come dicevo prima, spesso riusciamo a capire quando è il nostro turno anche dai gesti o da un abbassamento della voce che significa cessione del turno. Quindi il fenomeno dell'overlapping, cioè della sovrapposizione delle voci, che spesso determina, no, quella brutta trascrizione, parole sovrapposte, voci sovrapposte, spesso in quelle ambientali è meno frequente. Spesso c'è un mancato completamento delle frasi, proprio perché io spesso la frase non la completo, ma proseguo la frase con un gesto, no? Con un gesto esplicativo o sostitutivo della frase o della parola. I rumori ambientali possono essere molto maggiori, ovviamente, perché abbiamo un ambiente intorno a noi e poi lo vedremo.
La distanza tra la nostra voce e la cimice che sta captando è una distanza che può variare a differenza di quella telefonica, perché io mi posso muovere all'interno della stanza, mi posso muovere all'interno della macchina, uscire e quindi allontanarmi, avvicinarmi di volta in volta rispetto alla fonte di registrazione. Questo comporta il fatto che in quelle ambientali spesso abbiamo un maggior rumore di fondo e sono spesso più disturbate. E poi ovviamente l'identità degli interlocutori. Non avendo un numero di telefono a cui l'uno e l'altro si chiamano, ovviamente vi è un maggior problema di identificare chi sta parlando in quel momento. A proposito dei rumori, molto velocemente, sono di due tipi quelli che danno fastidio a un'intercettazione, dobbiamo conoscerli. Sono quelli additivi, cioè sono quelli che, come dire, si aggiungono alla nostra voce. Io sto parlando e sotto c'è un treno che passa. Quello è un rumore additivo. Io sto parlando e qualcuno chiude una portiera. Quello è un rumore additivo. E invece abbiamo invece i rumori convolutivi, che invece sono quei rumori di riflessione del nostro suono. Ad esempio, pensiamo in un ambientale al riverbero, all'eco, no? E uno dei casi più frequenti in un'intercettazione ambientale è proprio questo. Noi abbiamo una microspia, diciamo così, un captatore che è posto sul lampadario, no? A quel captatore la voce di chi sta parlando, quel soggetto alla vostra destra, arriva più volte, arriva in modo diretto una prima volta e arriva altre volte perché quel suono di quella voce rimbalza nelle pareti della stanza, negli oggetti. E quindi arriva in frazioni di millesimi di secondo ritardato rispetto alla prima emissione. Questo può determinare un problema per il trascrittore, cioè per chi ascolta. E attenzione, la prima cosa importante per un ufficiale di polizia giudiziaria e per un perito e per noi che leggiamo le trascrizioni è chiederci se quella trascrizione fosse intellegibile, cioè se quella intercettazione fosse comprensibile. Abbiamo dei limiti, questi sono i limiti che vengono indicati solitamente, sostanzialmente la necessità che ci sia un rapporto tra segnale e rumore superiore a 10 decibel affinché il segnale vocale sia pienamente comprensibile. Sotto i meno 20 decibel, no, il segnale vocale è nullo. Questa questione, quella del rumore, e quindi del segnale vocale che sia comprensibile, voi direte: vabbè, riguarderà il perito, riguarderà chi si occupa di acustica forense. No, riguarda noi. Dobbiamo esserne consapevoli perché. Guardate qua. Ecco, qua abbiamo un'intercettazione telefonica che viene trascritta da due consulenti diversi. Tabella 1, trascrizione A. Nella tabella 2 abbiamo la trascrizione dell'altro consulente. Concentriamoci sulla prima tabella, tabella 1. Il consulente trascrive questa conversazione e vedete dove ho messo la freccetta, Ferdinando, PP vuol dire parole, più parole incomprensibili. Già hanno ammazzato uno e Fabrizio, usaccio, c'era PP, nuovamente il consulente attesta qualcosa che non comprende. Non lo ammazziamo, nuovamente attesta PP. No, lui è nuovamente non comprende. Lo stesso segmento viene trascritto da un altro consulente, il quale al terzo turno, tabella 2, trascrizione B, 00, 05, 36 e 12, quelle parole incomprensibili del primo consulente lui le comprende. Pizzicare animali su tarruoti, già ne ammazzai due. Usaccio c'era, una parola incomprensibile, aviva ammazzai. Guardate, ci rendiamo conto che il secondo consulente o ha utilizzato degli strumenti che gli consentivano di rilevare meglio le parole incomprensibili o ha fatto uno sforzo interpretativo. Certamente il problema quando noi troviamo una trascrizione, che sia la trascrizione A o che sia la trascrizione B, è quando noi leggiamo una trascrizione di questo tipo, la leggiamo perché un perito ci dice PP o P. Noi dobbiamo soffermarci. Probabilmente dovremmo chiedere al perito una cosa molto semplice: se ha fatto il controllo del rapporto segnale-rumore, se ci può dire qual era il livello di degradazione del segnale, perché se non ha compreso delle parole, noi vogliamo sapere se il perito ha operato su un audio intellegibile oppure su un audio non intellegibile. Perché se il perito
ha operato su un audio che era sotto i livelli della intellegibilità. Quella trascrizione è uno sforzo interpretativo e non è una trascrizione oggettiva. Ecco perché ci interessa l'aspetto del rumore, ci interessa l'aspetto del suono disturbato, dei decibel, ci interessa per essere più competenti quando leggiamo una trascrizione, quando facciamo le domande al perito. Noi spesso il perito viene, gli viene conferito l'incarico, deposita le trascrizioni, non facciamo nessuna domanda e ci prendiamo le trascrizioni come se fossero oro colato. Non è così. Non è così perché i periti non hanno un albo, non è così perché i periti non hanno una formazione comune, non è così perché ai periti non viene richiesta un percorso formativo in acustica, in fonetica, in sociolinguistica. Non è così. Siamo noi i cani da guardia della legalità. Siamo noi che dobbiamo chiedere al perito, perito, come mai quelle parole incomprensibili? Mi potrebbe dire per cortesia qual è il rapporto segnale-rumore? Ha valutato all'inizio, nell'introduzione della sua perizia, cosa che dovrebbe fare, il materiale sul quale ha operato, quali caratteristiche foniche aveva? Erano comprensibili, non erano comprensibili, c'erano dei rumori, ha fatto pulizie. Io voglio sapere quel PP. Allora, conoscenza del dialetto, andiamo molto velocemente. Questo è un esempio di una trascrizione in calabrese. La vedete, sì? Aspettate, ecco. Magari, metti abbasso un attimo, ecco. Magari se mi dicevi che i cinghiali non uccidasti, la trascrizione fatta dal perito era: magari se mi dicevi che il cinghiale lo avevi ucciso. Il perito in questione era un perito di Bergamo. Il dialetto, i dialetti calabresi, perché non ce n'è uno, a distanza di 5 km cambia tutto. In Italia, poi, in qualsiasi area, Pisa rispetto a Livorno, rispetto a Sesto Fiorentino, ci sono altre parole, ci sono altre contrazioni. Il perito mi propone, magari se mi dicevi che il cinghiale lo avevi ucciso. Tuttavia, il perito non conosceva il dialetto, ha trascritto male e la reale trascrizione era questa. Ma Enzo mi diceva che ai 500.000 lire uncidasti, non uccidasti, ma non gliela avevi date. Guardate come il non dare diventa non uccidere. E allora, altra questione fondamentale quando noi abbiamo intercettazioni sui dialetti, è la competenza dialettale del perito. E un'altra cosa. L'effetto che il perito ha subito è il cosiddetto effetto Mondegreen. Che cos'è l'effetto Mondegreen? Voi dovete conoscerlo, dobbiamo conoscerlo tutti perché dobbiamo chiederlo al perito se ha subito questo effetto. Cioè, ha fatto quello che ha fatto prima il trascrittore, in media stress. Ha preso una parola che non conosceva, uncidasti, e ha riformulato nel suo vocabolario, che non era competente, in una parola che conosce, non uccidesti. In realtà il termine era un altro. Mondegreen deriva da una ballata che nella parte cantata viene cantata come Lady Him on the Green, cioè l'ha lasciato sul prato, e in Inghilterra per decenni tutti pensavano che quella frase dicesse "and Lady Mondegreen", no? Questo è un effetto, è un'illusione percettiva. In Italia hanno fatto una statistica, una delle canzoni che hanno determinato l'effetto Mondegreen in Italia più diffuse è questa qui. Ci vedrete in crinoline come brutte ballerine. Se mediamente i maschietti italiani non sanno cosa sono le crinoline, pensano di ascoltare, ci vedrete in prime linee, e questo è il 78% della popolazione negli anni 80-90. Come brutte ballerine. Questo è l'effetto Mondegreen. 1, 2, 3 stella, molti pensano che sia 1, 2, 3, stai là, e potrebbe pure starci. Questi sono effetti Mondegreen. E l'effetto Mondegreen nel dialetto è frequentissimo. Se io ascolto un dialetto che non conosco, posso riformulare quello che ho ascoltato in qualcosa di diverso. Guardate, queste sono 10 proposte, 10 trascrizioni diverse. 10 trascrizioni diverse della stessa frase. È stata data un pezzo di audio a 10 consulenti, i quali hanno fatto queste 10 trascrizioni. 10 trascrizioni. Erto sto ammazzara, sto ammazzà.
Mazzano ricorre nell'ascolto dei trascrittori, ricorre Mazzano, ammazzato, ammazzato la 7, ammazzato diventa abbastanza la 8, diventa ammazzà nuovamente la 9, nella 10 questo fonema mazza, diventa ammazzata, in quelle prima ammazzato c'è una differenza di trascrizione. Attenzione, non avevamo detto ai consulenti che la frase era in arabo. E la traduzione dell'arabo è: ieri sono andato alla stazione per salire sul treno per Amman, ma ho tardato molto. Non avendo detto al trascrittore che la lingua era una lingua straniera, il trascrittore ha pensato di dover rielaborare tutto con quell'effetto Mondegreen, sforzandosi di ascoltare parole che non sono state dette. E allora, una delle più diffuse problematiche, non lasciamo, un termine che non mi piace. Uno dei più diffusi problemi è l'intervento di chi trascrive, no? Abbiamo detto che c'è un problema di segnale, rapporto segnale-rumore, di qualità dell'audio, abbiamo detto che c'è un problema di rielaborazione di ciò che si sente sulla base del vocabolario personale. Adesso trattiamo di un'altra prassi dei trascrittori. Quante volte noi abbiamo trovato nelle trascrizioni, tra parentesi, delle interpretazioni del trascrittore o delle interpretazioni dell'ufficiale di polizia giudiziaria che ci dicono qualcosa di quel turno, che ci dicono qualcosa di quella trascrizione? Questo è un esempio, no? A e B parlano in romanesco, eh? Avrà o scandalo che dici, ma sei venuto a cena, eccetera, eccetera, si parlano A, B, A, B, A, B, A, B. Il trascrittore a un certo punto propone questo. Ah, però chiudi tutto perché 3 P8 e mezza le sono date, incomprensibile, in banca mia. E B risponde, dai, sabato chiudiamo questo conto, C, ciccio, dai. Il trascrittore propone una propria interpretazione di quel C. E dice, aperta parentesi tonda, ciccio, chiusa tonda. Ora, qui ci sono dei problemi enormi. Innanzitutto, il trascrittore propone una propria interpretazione sbagliata. E nell'ambito romanesco, ci si dice non solo a ciccio, ma si dice a Gaetano, a Roberto, a qualsiasi nome, ci, un po' come zi, zio, no? Quindi non è indicativo di un nome. Attenzione perché su questa interpretazione qua, quel ci, quel ciccio tra parentesi, è partita un'indagine su un tale che si chiamava Francesco e che non c'entrava nulla, perché vi è stata una interpretazione, una attribuzione di identità da parte del trascrittore che ignorava il dialetto romanesco e ha interpretato quel C come ciccio, cioè Francesco. Il soggetto poi è stato assolto, ma vi rendete conto come tra quelle morbide parentesi tonde si sia installata una creazione di una prova, il trascrittore come creatore, altro che meccanismo meccanico della Cassazione, altro che funzione che chiunque può svolgere. Guardate qua, quel C diventa ciccio. Se io non conosco il dialetto romanesco, lo traduco in questo modo. Non solo, ma il trascrittore decide in questo caso di proporre la propria interpretazione all'interno del turno trascritto. Cioè non è che mi dice in nota, questa è una mia interpretazione. No, se lo metto lì, lo includo in uno slot all'interno della parola intercettata. Così che nella lettura che noi facciamo di migliaia di intercettazioni, quelle parentesi tonde ci possono sfuggire. E ci può sfuggire il fatto che quel ciccio sia un'interpretazione. Guardate secondo i protocolli anglosassoni cosa dicono. Ecco le proposte che ci danno i protocolli anglosassoni. Cioè ci dicono il trascrittore se proprio deve interpretare, deve o mettere una nota, proposta 1, affinché il soggetto che legge debba scendere giù e rendersi conto che è una interpretazione, oppure fuori, proposta 2, fuori dall'enunciato, aperte le quadre. Non le tonde, le quadre, attenzione, sembrano stupidaggini
ma da un punto di vista ottico e cognitivo, la parentesi quadra determina una interruzione del flusso che stiamo leggendo, a differenza della tonda che tendiamo ad includere in quello che leggiamo. Questo è un fatto di onestà, è un fatto di garanzia della parola, è un fatto di garanzia della prova. E allora, quali sono le indicazioni che i linguisti forensi danno sulla trascrizione del dialetto? Allora, innanzitutto chi trascrive deve conoscere il dialetto, no? Quindi quell'uccidasti, lo abbiamo visto, era fatto da chi non conosceva il dialetto. Ma non solo, chi trascrive il dialetto deve prima trascrivere foneticamente il dialetto. Quindi con quelle E ribaltate che a volte vediamo nei dizionari, no? Quello è l'alfabeto fonico. E poi tradurlo in italiano affinché io, che sono avvocato, possa vedere e controllare il processo, no? Capire che cosa ha ascoltato e che cosa ha trascritto. Punto 3. La standardizzazione, cioè la traduzione in italiano, deve essere segnalata. Cioè io devo dire che è una traduzione, io devo dire che è la mia traduzione, quindi che siano le note, che siano le parentesi quadrate. Ma io devo indicare al lettore e alla lettrice che quella è la mia traduzione in italiano. E poi l'ultimo punto. La trascrizione della parola dialettale deve essere fatta con l'alfabeto IPA, cioè l'alfabeto fonetico internazionale, quello che vi dicevo, quelle E ribaltate, quelle B che sembrano B allungate. Ecco, io devo trascrivere il dialetto prima riportando foneticamente la parola che ho sentito e poi traducendola in due distinti momenti per consentire il controllo a noi e al giudice. Attenzione, altro fenomeno complicatissimo è la previsione dell'ascolto. Questo è un esperimento che è stato fatto, vi ho riportato sotto l'indicazione. Sostanzialmente sono state fatte ascoltare a delle persone 420 frasi e coperte dal rumore. Cioè, in una frase ogni tanto c'era un rumore che copriva due o tre parole. Va bene? Spesso l'ascolto e la comprensione della frase era basata sul contesto della frase stessa, cioè io che non sento una parola la ricostruisco perché il contesto della frase mi indica che molto probabilmente quella parola è che non ho sentito è quella parola lì. In sostanza, noi non ascoltiamo, ma noi facciamo una previsione dell'ascolto. Noi continuamente operiamo quando ascoltiamo una persona delle calcoli di probabilità di quale sarà la frase successiva. Questo accade anche nella lettura, eh? Anche nella lettura accade questo, ma nell'ascolto soprattutto. Sostanzialmente il parlante può ipoarticolare, cioè sostanzialmente io non parlo mai in modo, come dire, netto, non dico mai il parlante può ipoarticolare, no? Io quando parlo il parlante può ipoarticolare. Può ipo, dentro una parola unica, questa è la ipoarticolazione, no? Quindi quando parliamo noi spesso facciamo questo. E chi mi ascolta non è che ascolta ogni singola parola, in realtà ascolta facendo previsioni. E quindi quello che comprende chi mi ascolta non si basa sul segnale ricevuto, ma ricorre ad altri fattori. Questo accade anche per il trascrittore. La maggior parte delle persone, tra il 95 e il 98%, trovandosi nella situazione di decidere tra due interpretazioni, una indicata dal contesto della frase e una suggerita da ciò che era stato percepito, ha preferito non dar peso a quanto ascoltato e si è basato unicamente sul contesto. Ecco perché il trascrittore tende a interpretare la parola non intellegibile, tende addirittura perché si aspetta che ci siano quelle parole. E quindi corre il rischio di proiettare la propria personale visione su quello che sta ascoltando e che trascrive. Il trascrittore è soggetto attivo, l'ascolto è un'attività, non è ricezione passiva. Tal punto è vero che il trascrittore rischia di proiettare ciò che ritiene e ciò che si aspetta di ascoltare nella trascrizione, che uno dei protocolli anglosassoni più diffusi è che il poliziotto, policeman, non deve essere a conoscenza delle indagini per poter trascrivere correttamente. Perché se è a conoscenza del fatto che quell'intercettazione è nell'ambito di un'indagine per spaccio di sostanze stupefacenti,
l'operante di PG o il perito sarà tendenzialmente portato a raccogliere una serie di vocaboli che si aspetta che vengano detti in un'indagine per stupefacenti. No? Più è coinvolto, more the transcriber is involved in the process, quindi è più coinvolto nel processo di trascrizione e nel processo vero e proprio, maggiormente le sue aspettative guideranno la sua interpretazione trascrittiva. Ecco perché è sempre fondamentale a un perito nella fase dei quesiti in aula sottolineare il fatto che al perito non debba essere consegnata il capo di imputazione, non debba essere consegnato il decreto che dispone il giudizio, non debba essere consegnato i debrogliacci di polizia giudiziaria, deve essere il più possibile autentico, privo di ogni condizionamento, perché altrimenti rischierà di proiettare quello che lui ritiene essere il tema delle indagini o del processo in quello che ascolterà. Ecco, qui iniziamo e andiamo verso velocemente, molto velocemente verso la fine. Questo è l'inizio di un'intercettazione. Pronto, Marco Lì, buongiorno, sono Fabione. Domanda, risposta. Fabione è espressione romanesca, va bene? Marco Lì pure è espressione romanesca. Sono due di Roma, eh? È molto banale. Nelle trascrizioni, nelle interpretazioni, delle intercettazioni, noi abbiamo, poi tanto queste slide vi rimarranno, sostanzialmente la possibilità di analizzare quello che ascoltiamo, individuando questi tre elementi fondamentali, che sono fondamentali. Quando noi leggiamo la trascrizione, questi sono tre elementi che ci devono essere, altrimenti la trascrizione per me non vale. E quindi l'organizzazione sequenziale delle comunicazioni, a domanda c'è sempre una risposta. A domanda c'è sempre una risposta. Vedremo poi il problema degli omissis, no? L'incipit della conversazione che deve essere mantenuto, l'incipit è fondamentale, e poi la gestione dei turni, la sovrapposizione delle parole tra i due soggetti. Andiamo velocemente. Questa è le catene, è un esempio di catena, no? Quando dicevo le coppie, a una domanda c'è una risposta, ad un saluto c'è una risposta al saluto, ad una richiesta c'è l'accoglimento o non accoglimento di una richiesta. Queste sono le coppie. La coppia è fondamentale in una trascrizione, cioè io devo capire qual è stata la catena di comunicazione che si è snodata tra i due soggetti. Perché se io ho questo tipo di intercettazione in cui abbiamo una domanda ed una risposta, no? È una intercettazione chiarissima. Dalla sera alla mattina puoi chiamare chi te pare, capito? E l'altro, e quanto paghi? 50 euro. E per averla cosa bisogna fare? Devi andare là e poi te l'attivano subito. Si parla di piani tariffari telefonici. La coppia ABAB domanda risposta, la sequenza ci fa capire qual è il contesto della comunicazione. Se io questa coppia, cioè se io questa concatenazione tra due soggetti la distruggo mettendoci gli omissis che noi incontriamo quotidianamente, guardate qua. Qual era la trascrizione che abbiamo avuto? Omissis. E per averlo cosa bisogna fare? Devi andare là. Cosa vi sembra? Vi sembra un'intercettazione criptica? Vi sembra che i due soggetti volessero parlare di altro per non farsi ascoltare? Diventa criptico tutto ciò che non comprendiamo. E se io un'intercettazione non la comprendo perché ho gli omissis, è facile che io interpreti quella comunicazione come una comunicazione criptica di due soggetti che non volevano farsi capire. In realtà sono io che non capisco, perché i soggetti, quando hanno parlato chiaramente tra di loro. Quindi gli omissis alterano la concatenazione e mi impediscono di comprendere di cosa stanno parlando. Non solo. Ma altrettanto importante l'incipit. Quante volte noi in un'intercettazione la parte iniziale non la conosciamo? C'è l'omissis all'inizio, no? I due soggetti che si salutano, ciao, a bello, non c'è quasi mai. Eppure io l'incipit della conversazione la voglio trascritta. E la voglio trascritta perché l'incipit mi consente di capire il livello di conoscenza tra gli interlocutori, la tipologia di rapporto che intercorre, se gli do del lei, se gli do del tu, se la telefonata l'aspettavo, se conosco l'interlocutore, alzo il telefono e dico ciao Francesco, e vuol dire che io ho il numero di telefono in rubrica, che Francesco lo conosco. La prevedibilità della telefonata, l'incipit potrebbe essere finalmente mi ha chiamato.
vuol dire che quella telefonata la stava aspettando. Perché le devi eliminare l'incipit? Perché devi estrarlo? Perché devi censurarlo con l'omissione? E poi l'incipit mi consente di capire se i due soggetti hanno universi condivisi, cioè hanno una serie di conoscenze in comune, di conoscenze di esperienza. Cioè, se io chiamo mia moglie, non è che ogni volta che chiamo mia moglie dico: pronto, ciao, sono Jacopo, tuo marito, ci siamo sposati. No, è un universo condiviso il fatto che io e lei siamo sposati da X anni. Ecco, l'incipit fa capire gli universi condivisi. Perché un incipit in cui io dico amo, vuol dire che i due soggetti sono in un rapporto, in una relazione affettiva o intima. Eppure gli incipit quasi mai, e anche gli excipit, cioè le chiusure delle telefonate, spesso vengono omesse. È una cosa folle, che in altri paesi non accade. Eccola qua. Questo è un esempio di trascrizione di conversazione. Anto, allora, omissis dal minuto 14:37:10 al minuto 14:38:16. Cioè Sì. abbiamo 1 minuto e 06 omessi. Attenzione, questo è il primo dato. E guardate, secondo un calcolo del VPM, cioè che è un calcolo, un'unità di misurazione delle parole al minuto, no? Che è una misura standardizzata, in 1 minuto e 06 secondi, quelli omessi, pronunciamo in media 200 parole. Attenzione, se io poi parlo in dialetto in quel minuto e 06, le parole saranno ancora di più perché ci sono molte contrazioni nel dialetto, ci sono molti legami fonetici. Io non distingo le parole nel dialetto. Ama, amo, no? Quindi in 1 minuto e 06 io forse anche più di 200 parole dirò. Eppure quelle 200 parole iniziali io non le conosco. Non solo, ma qui abbiamo un'altra cosa, che questi non si capiscono, che probabilmente c'è un disturbo. Perché si continuano a dire dico ondo sta e o sto a venire da te, stai, sto a venire da te. Quindi i due soggetti che stanno parlando non si comprendono perché probabilmente c'è un disturbo della linea. Abbiamo chiesto al trascrittore qual era la qualità del suono, anche perché io nell'ultimo turno, tra parentesi tonde, sempre tonde, no? L'interpretazione sempre tra parentesi morbide affinché noi non la consideriamo come tale, l'ufficiale di PG interpreta e dice che quell'ultimo turno si riferisce alle forze dell'ordine. Sì, ancora ci sono rivolte alle forze dell'ordine, sulla base di quali elementi? E poi scusate. Sulla base di un'intercettazione che ha un suono evidentemente disturbato per gli stessi interlocutori. Figuriamoci per quel fantasma terzo dietro le quinte che è il trascrittore, che è chi sta alle cuffie. E poi un altro elemento importantissimo è il turno di parola. Il turno è un atto linguistico, cioè io parlo, poi tocca a te, è il tuo turno, poi tocca a me, è il mio turno. Sono le battute in teatro, va bene? Quelle omissioni, no? Quelle omissioni di prima impediscono anche di capire la gestione dei turni. Attenzione, nel parlare con una persona, quanto io concedo il turno, quanto l'altro se lo prende, me lo strappa, ce lo litighiamo, determina, evidenzia il rapporto tra due soggetti. Sono elementi di prova. Sono elementi di prova. Il turno di parola può evidenziare, ad esempio, l'estrazione socioculturale, cioè il fatto che, diciamo che il rispetto del turno altrui è tanto più basso quanto è più bassa l'estrazione socioculturale. Il turno di parola mi indica il rapporto confidenziale. Io con una persona che non conosco, quando ero allievo, con un professore universitario, non lo interrompo. Aspetto il mio turno. Se parlo con un amico, beh, il rapporto confidenziale c'è. Ci sovrapporremo molte volte, no? E quindi vedete quanti elementi di prova che riguardano la relazione tra i due interlocutori, quanti elementi conoscitivi noi possiamo trarre da come i due interlocutori gestiscono i turni di parola. Turno di parola e partecipazione emotiva. Spesso, quando i due interlocutori parlano di temi delicati o emotivamente per loro coinvolgenti, si sovrappongono i turni. Fatevi caso. Si sovrappongono i turni perché sono temi delicati e entrambi i soggetti vogliono dire la loro su quel turno, non vogliono lasciare all'altro la delega di parlare di quel tema. Se io parlo di un tema a me caro e l'altra persona pure, e per l'altra persona un tema caro, probabilmente ci sovrapporremo quando parleremo di quel tema. Turno di parole e silenzi, no? Anche questo è fondamentale. Spesso io il silenzio può essere interpretato come una cooperazione, cioè.
io termino il turno e lascio quei 2 secondi per far capire all'altro che tocca a lui, no? Turno di parole e sovrapposizione. Processi per associazione a delinquere, cari e care mie, eh? Processi di associazione a delinquere mi contestano il secondo comma, mi contestano la partecipazione. E all'altro contestano di essere invece l'organizzatore. C'ho una conversazione tra l'organizzatore e il partecipe in cui il partecipe sottrae il turno di parola all'organizzatore e domina la conversazione. Abbiamo un profilo che è in contrasto con il ruolo subordinato del partecipe. Guardate quanti aspetti. Sovrapposizione e negoziazione del turno, l'abbiamo detto. Turno di parole, dominio verbale, dominio sociale, dominio relazionale. Turno di parole back channels, cioè spesso quando siamo in presenza, cioè nelle conversazioni ambientali, io ho canali diciamo diversi, che sono quelli corporei, per far capire che tocca all'altro. Velocità dell'eloquio, spesso quando io termino il mio turno aumento la velocità per chiudere senza che mi venga sottratto. Turno di parole e volume, no? Anche qui sui temi sensibili spesso abbasso il volume. Turno di parola e tipologia delle intercettazioni. L'abbiamo visto prima, nelle telefoniche spesso ci sono più sovrapposizioni di turni perché non ci vediamo e quindi non sappiamo quando tocca a noi, nelle ambientali no. Ora andiamo al clou negli ultimi 12 minuti. Questa è l'intercettazione sulla quale noi ora troveremo tutto quello che ci siamo detti fino adesso. È un brogliaccio di PG che noi vediamo tutti i giorni, no? È chiaro, no? Io già ho delle cose che non mi tornano, no? L'omissis all'inizio, quindi dalle ore 13, 23, 25 alle ore 13, 23, 29. E attenzione, in questo caso mi è andata bene, perché io ho un omissis dove la parte omessa mi viene calcolata come tempo, cioè mi si dice quanti minuti o quanti secondi sono stati omessi. A volte io non ho nemmeno quello. A volte io ho il trascrittore che mi scrive omissis e non so per quanto, non so quanto hai omesso. Quindi, dalle 13:23:25 alle 13:23:29, quindi io non so in incipit come si sono salutati, o meglio, io lo so perché c'è un pronto Marco Lì, buongiorno, sono Fabione, ma probabilmente quell'omissione iniziale riguarda il numero di squilli. Allora anche lì, in Inghilterra trascrivono il numero di squilli, trascrivono la conversazione muta, perché io posso benissimo avere necessità di sapere se ad esempio quella era una telefonata che aspettava perché la persona era lì oppure no. Non solo, ma io ho omissioni nel corso di tutta la conversazione. Le vedete? Dopo il secondo turno, dalle 13:23:37 alle 13:23:40, non mi si dice più che ho omesso. Ci sono dei puntini sospensivi e mi si scrive dalle ore alle ore. E poi nuovamente, un'altra volta, dalle ore alle ore. Non è più segnalato il fatto che ho omesso. Attenzione, anche questo è un'indicazione poco onesta. In sostanza, io ho questo brogliaccio di PG in cui qualcosa che non mi torna. Quindi io che faccio? Prendo e vado ad ascoltare l'audio. Vado ad ascoltare l'audio per capire quante parole si sono dette in quelle omissioni e cosa si sono dette. E ho fatto un'operazione semplicissima. No? Io qui ho evidenziato le parti omesse, ho fatto un'operazione semplicissima. Ho ascoltato l'audio, ho ascoltato le parole omesse e siccome la Cassazione mi dice che chiunque può trascrivere, bene, anche l'avvocato Benedieri può trascrivere. E siccome l'avvocato Benedieri trascrive, e trascrive tutto però, io ho presentato al giudice, ma in più processi, una trascrizione dove le omissioni della PG fossero chiare, fossero visibili. Questa. Noi abbiamo, cioè, in questa trascrizione qua, dove le omissioni non si vedono, dove non si vede quanto è omesso, qui lo si vede. Quelle campiture nere, sotto quelle campiture nere ci sono le parole omesse e sono così lunghe quanto sono lunghe le parole omesse. Noi in questa conversazione abbiamo una conversazione di 1 minuto e 49 secondi che io ho ascoltato e le omissioni sono di 1 minuto e 10 secondi. Cioè noi abbiamo il 65% del dialogo omesso. E questa prova qua, su questa prova qua, hanno chiesto 8 anni di reclusione. Su questa prova qua, la DDA ha chiesto 8 anni di reclusione. Su questa prova qua, che è amputata, censurata, omessa,
controllata, sottratta alla conoscenza del giudice e delle parti. Noi abbiamo una trascrizione che è soltanto il 35%, cioè 39 secondi. Vi sembra presentabile? Ci vogliamo occupare, quando incontriamo questo tipo di trascrizioni, questo tipo di brogliacci, di andare a ascoltare, di capire che c'è un alle, che c'è un problema, che c'è un problema di garanzie. Eccola qua. Il giudice, vedendo le campiture nere di Emilio Isgrò, che è un artista fantastico e vi invito a conoscerlo se non lo conoscete, che fa, prende questi testi classici e ci mette le campiture nere facendo emergere soltanto certe parole, ecco, il giudice ha capito cosa era sottratto. E in queste campiture nere cosa c'è di così poco rilevante? Perché poi non lo sappiamo, no? Che quando trascrivono e mettono gli omissis dicono sempre, d'altronde sono omissioni su parti irrilevanti della conversazione, ai fini delle indagini, ma ai fini difensivi? Lo sapete cosa c'è sotto queste campiture nere? C'è questa roba qua. C'è che questi due si parlano di un problema in cui un soggetto si è incriccato con la schiena. In neretto ci sono le parti omesse. Fabione, Fabione, innanzitutto, pronto? Marco Lì, buongiorno, sono Fabione, vi ricordate l'incipit? Cos'è che vi hanno messo? Il fatto che uno dei due non sappia chi è. Fabione, Fabione, e l'altro, è Fabione, quello pelato come te. I soggetti non si conoscono, non hanno il numero reciproco. Oh, come stai? Altro che cooperazione criminosa, quotidiana e costante. Manco sapeva chi era Fabione, e tu me lo metti. Non solo, ma il tema della conversazione era la necessità di fare un controllo ecografico. Ti sei incriccato con la schiena, che hai fatto? Mo con le gambe, niente, c'è un problema alla gamba sinistra, l'ecografia non è la risonanza, no? Uno di lui lavora all'ospedale e l'altro gli chiede di potergli fissare un appuntamento. Questa è la trascrizione vera. Se torniamo indietro. Pronto Marco Lì, buongiorno, sono Fabione. E come sto? Sto male se ti cerco. Si sta rompendo il tendine, mi hanno chiesto di fare un'ecografia. Poi non si sa più nulla. Domani pomeriggio, quando? Domani pomeriggio. Lo sapete che cosa diceva il pubblico ministero? Che questa era evidentemente una comunicazione criptica in cui i due soggetti non parlavano di nient'altro che di scambio di sostanze stupefacenti. Ma se tu mi elimini tutto, quel criptico io lo rilevo, penso che sia criptica perché non riuscendo a comprendere cosa si stanno dicendo, ritengo che parlino in modo criptico. In realtà i soggetti parlavano e parlavano serenamente. E allora andiamo alla fine. Cosa trascrivere? Cosa dobbiamo trascrivere? Cosa deve trascrivere il trascrittore? L'aspetto fonico delle parole, quindi il testo, quindi la base fonica e testuale, il dialetto in aspetto fonico, come abbiamo detto, no? Quindi quelle ribaltate, perché è la parte fonica che a me interessa per capire che cosa ha sentito. Poi la parte testuale, quindi il testo in italiano standard, se deve esserci una traduzione. Ma soprattutto il trascrittore deve trascrivere tutte le componenti non verbali. Prosodia, cinesica e prosemica, ma soprattutto la prosodia, cioè tono, silenzi, deve trascrivere, perché sono quel 38% della comunicazione intercettata. E voi mi direte, vabbè, ma il trascrittore come fa a trascrivere graficamente degli aspetti fonici? Si fa perché ci sono delle regole, ci sono dei protocolli che noi in Italia non seguiamo, ma che in Inghilterra e in America seguono, e sono questi. Sono dei simboli internazionali che evidenziano, no? L'aumento o l'abbassamento del tono, evidenziano, parentesi, il text, second, il terzo simbolo, parentesi tonda, punto, chiusa tonda, sono le micropause, cioè vengono evidenziato tra parentesi quanti secondi sta in silenzio il soggetto. Si può trascrivere ogni aspetto fonico. Ogni aspetto fonico, a tal punto che anche le sovrapposizioni di parole, quando i due soggetti si sovrappongono, no? I trascrittori che fanno? Scrivono voci sovrapposte e così si tolgono il problema. In realtà io voglio sapere come si sono sovrapposte, voglio sapere chi ha interrotto chi, voglio sapere su quale tema si sono sovrapposte. Ma è possibile trascrivere una sovrapposizione di due turni? Sì, è possibile, basta saperlo. Allora, questa è una trascrizione inglese. Clint ancora si sta lamentando. L'altro dice perché voleva dei francobolli. E il primo continua, tutti quei francobolli, no?
la mamma gli aveva permesso di tenerli. Qui c'è una sovrapposizione. Noi trascriveremmo così, no? Con una semplice parentesi tonda, sovrapposizione di voci, non si capisce chi. Guardate in Inghilterra come trascrivono le sovrapposizioni, eccole qua. Tra parentesi quadre, la parte che si sovrappone all'altra. E io capisco perfettamente quali parole si sono sovrapposte quando il soggetto ha ascoltato l'intercettazione. Ho una garanzia. Ho una garanzia. Io voglio sapere che il tema degli stamps, in questo caso, cioè dei francobolli, era un tema su cui i due soggetti si sono sovrapposti il turno. Se lì si sta parlando di cocaine, probabilmente a me interessa saperlo. Oppure non ci interessa, oppure sono temi di prova che a noi non interessano. E allora, raccomandazioni finali, non mie, di tanti linguisti forensi sulla trascrizione. Una trascrizione troppo pulita non è una buona trascrizione, non lo è mai. I soggetti non parlano mai in modo pulito. Si sovrappongono, ci sono false partenze, la comunicazione è sempre sporca e la trascrizione deve restituire questa realtà. Poi non standardizziamo mai il testo della comunicazione orale, quindi no? Cerchiamo di non tradurre subito, ma di fare quella trasposizione prima fonetica e poi in italiano. Trascriviamo ogni falsa partenza, ogni interruzione, ogni sovrapposizione. Trascriviamo ogni pausa, ogni silenzio. Il silenzio è un enunciato, ma questo vale anche, guardate, questo vale anche nei verbali di dibattimento, nelle trascrizioni di dibattimento. Ma è possibile che quando io faccio un controesame in cui mi sovrappongo alla risposta, perché devo sovrappormi alla risposta? Perché devo interrompere il testimone? E il testimone mi parla sotto? Nella trascrizione finale io leggo voci sovrapposte. Ma come? È la parte più importante. La prova emerge nel controesame e tu la parte più importante me la liquidi con voci sovrapposte. Quella negoziazione conflittuale si perde. Oppure la risposta dopo 5 secondi. Mi scusi, ma lei ha visto la macchina rossa? La testimone aspetta 5 secondi e poi mi risponde. Quei 5 secondi io nella trascrizione non ce l'ho. Eppure quei 5 secondi, se sono 5 secondi di titubanza, se sono 5 secondi di reticenza, io quei 5 secondi sono fondamentali perché su quei 5 secondi io posso anche discutere. Eppure nella trascrizione io non li ho. Trascrivi ogni elemento non verbale, quindi aumenti e abbassamenti di voce e di. La parola in dialetto l'abbiamo visto, altrettanto per la lingua straniera. Anche nelle lingue straniere io devo saper trascrivere in modo fonetico, quindi capire che cosa ha sentito il trascrittore, e poi trascrivere in modo in italiano, affinché io possa controllare questo passaggio. E poi fare ricorso a quei sistemi di annotazioni sui toni, che abbiamo visto prima, no? Le parentesi quadre, le freccette su, le freccette giù, perché indicano le varie dinamiche. No? Foniche che sono state sentite, quindi voce più alta, voce più bassa, eccetera. Quindi, per concludere, la parola intercettata è garantita? No. La trascrizione garantisce la parola intercettata? No. La trascrizione è un'operazione meccanica? No. Ci vogliono competenze? Sì, ma soprattutto ci vuole un'avvocatura che sappia porre queste questioni, perché finché noi non sapremo porre delle questioni scientificamente fondate, come sono queste, quando contestiamo una trascrizione o quando contestiamo un brogliaccio di polizia giudiziaria, se facciamo l'abbreviato, se noi non sappiamo contestare, il circuito virtuoso verso la magistratura, verso la Cassazione, non si attiverà mai. Lo sapete se, ora posso chiudere la cosa. Sapete se facciamo una ricerca sul sito della Cassazione in cui parliamo di, usiamo il termine linguistica, ricerca, trascrizioni, ricerca, non c'è mai nessuna questione portata in Cassazione su queste tematiche. Allora, l'altro giorno a Roma ho parlato con un consigliere di Cassazione, Marco Mona. Ci ha avvocato, queste cose potete portarle. Dovete saperle portare. Dovete sapere. Ma la contestazione, se io la faccio in Cassazione perché la faccio dal primo grado, perché la faccio dall'abbreviato, perché la faccio in dibattimento, perché pongo questioni, perché dico al perito: perito, come mai parole incomprensibili? Qual era?
pongo delle questioni. Allora, noi dobbiamo essere di stimolo alla magistratura affinché l'accertamento del fatto sulla base delle trascrizioni sia un accertamento il più possibile garantito, cosa che oggi non è. Gli errori giudiziari sono qua a dimostrarcelo. Il caso portato avanti dal film Peso Morto di Mastaro, in cui lui è stato più di 20 anni in carcere per una frase scambiata muerz con muert, no? Dove muerz era peso e invece è stato trascritto muert, la Z diventa T e il peso diventa morto, e lui è stato messo in carcere per una trascrizione sbagliata su una consonante. Ci occupiamo di questo, ecco perché la parola è garanzia. La parola va rispettata, la parola è garanzia. Il processo di trasformazione della parola dall'ascoltato al trascritto è un processo di cui noi dobbiamo occuparcene e dobbiamo essere lì a controllarlo. 13 e 15, sono rimasto nei tempi. Spero di non avervi annoiato. Grazie. Jacopo, davvero, se si potesse fare un applauso te lo faremmo, ma diciamo, da remoto lassù lo possiamo fare per quello che siamo. Ma sei riuscito a regalare delle emozioni fortissime con lo schermo, quindi vale in maniera esagerata questo intervento. È davvero bellissimo perché chi di noi non ha vissuto un processo in cui ha dovuto contestare una cosa di questo genere, oppure non si è trovato di fronte a una discrasia di questo genere? Io mi ricordo uno sul dialetto foggiano in cui dovemmo nominare addirittura un esperto in dialetto, quindi del luogo, che fece capire che una telefonata voleva dire completamente un'altra cosa. Era proprio un caso simile a quelli che hai fatto tu. Ma chissà quanti ce ne sono, insomma, purtroppo. Quindi l'invito ai colleghi è sempre quello, alle colleghe, di andare sempre ad ascoltare, perché è vero che i giudici ci dicono sempre: vabbè, avvocato, ma che mi contesta la trascrizione? Tanto la prova è l'audio. Ma l'audio ce lo dobbiamo sentire, lo dobbiamo fare ascoltare. E solo di lì può nascere una trascrizione fedele, no? L'impegno è quello. Grazie per il tuo impulso. La commissione formazione, ben rappresentata dal coordinatore Gaetano Fioretti, sarà lieta di un evento di questo livello che abbiamo potuto condividere con te. E naturalmente ti ringrazia tutto l'Ordine degli Avvocati, immodestamente mio tramite, per questo aiuto, per questo apporto, per questa veramente finestra sulla vita quotidiana, che poi di noi avvocati, che si ripercuote sulla vita dei nostri assistiti in maniera pericolosamente devastante. Ecco. Quindi grazie Grazie, ancora. grazie a voi perché l'occasione è di collegamento, nel senso che poi alla fine collega per me è un imperativo, non è un sostantivo, quindi è un'esortazione, collega, collegati, colleghiamoci, noi dobbiamo fare collegamento, conoscenza, condivisione e collegamento tra di noi, rende l'avvocatura più forte, più consapevole e soprattutto foriera e portatrice di temi importanti per l'accertamento dei fatti nel processo. Parte tutto, basta delegare, prendiamoci le nostre responsabilità di competenze. Quindi questi momenti di collegamento con voi per me sono stati importantissimi, quindi sono io che ringrazio voi. Grazie ancora, e ricordiamo che dietro una bella sentenza c'è sempre un avvocato che ha posto la questione. Non ce lo dimentichiamo, perché sempre si cita la sentenza, ma non si cita chi ha stimolato quella produzione. Grazie Bravo, ancora. infatti io vorrei non tanto le sentenze della Cassazione, ma vorrei i ricorsi che hanno portato a quelle sentenze. Perché è Infatti. lì che noi impariamo. Noi non è che impariamo soltanto sul principio di diritto che accoglie una questione. Noi impareremo molto di più se fosse possibile andarci a leggere il ricorso che ha determinato quel principio di diritto, anche soltanto per capire come è stato strutturato, come è stato scritto, in quale parte è stato accolto. Abbiamo bisogno di questo tipo di formazione che ovviamente implica la raccolta, una raccolta enorme di dati, però anche questo fa capire, no? Ci dicono qual è il principio perché ci insegna il principio, no? Cavolo, per me mi insegna molto di più quel ricorso che ha portato a quel principio, di quel collega, no? Che spesso invece non ce l'abbiamo. Quindi Ma certo. concordo con te, grazie.
Perché vediamo soltanto la porta aperta senza vedere la chiave che l'ha aperta. Bravissimo, bellissima immagine. Grazie. Ciao. Ciao. Saluto tutti, tutti i collegati e le collegate.